3, 2, 1, vai. Pensavate che fosse finita qui, invece no, siamo a inizio giugno ed eccoci ancora qui a parlare di nuovi top di gamma perché anche Sony vuol dire la sua e lo fa, portando sul mercato uno smartphone estremamente innovativo, particolare. Con display in 21 noni, ma questo, attenzione, perché è il primo 4K HDR OLED sul mercato mobile. Queste sono soltanto le mie prime impressioni, ci vorrà del tempo per provarlo, anche perché ci sono tanti di quei software, delle applicazioni particolari da dover sfruttare davvero, soprattutto in campo fotografico. Sia io che Francesco che sta dietro la fotocamera, non vediamo l'ora, di metterla a confronto, magari ecco proprio anche con una mirrorless. Anche perché proprio dal mondo fotografico derivano alcune delle soluzioni, e questo è un bene. Ormai Sony sta accorpando un po' le sue divisioni più importanti, e quindi il know-how derivato dalle Sony Alpha, delle mirrorless, che ormai sono arrivate al primo posto in tutte le classifiche globali. Possiamo avere ad esempio l'AF occhi, quindi il punto di messa a fuoco, il tracking sugli occhi che ci permette di avere sempre delle foto con appunto la messa a fuoco opportuna. Questo vale sia per la fotocamera principale che per la secondaria, che è uno zoom 2x. Come vedete, sistema triplo, lo dico subito, sono tre fotocamere con sensore di immagine da 12 megapixel, 16 mm per la grandangolare. Poi c'è la principale con un'ottica da 26 mm molto particolare che riesce a registrare in 4K a 30 frame per secondo in HDR. È ancora una volta il primo smartphone che lo fa, e ovviamente rimane come al solito anche lo slow motion, anzi il super slow motion a 960 frame per secondo in full HD. Soltanto Sony riesce a farlo ormai da diverse generazioni, gli altri si fermano tutti quanti a 720p. E chiudo questa piccola parentesi fotografica perché poi è un po' quella che ci interessa tanto, che vorremmo approfondire come detto nel dettaglio. La terza fotocamera, una tele 2x, ottica 52 mm equivalente. Ecco, queste ultime due vantano anche una stabilizzazione ottica steady shot, però in tutti i casi abbiamo comunque un sistema ibrido che ci permette di realizzare dei video sfruttando anche un'applicazione particolare che troviamo già preinstallata, che è la Cinema Pro. Come vedete ci sono tantissime opzioni, è un controllo manuale completo proprio da professionista, quindi possiamo davvero andare a settare tutti i valori e andare magari a scegliere il filtro giusto a seconda delle condizioni ambientali o della clip che vogliamo realizzare. Però torniamo un attimo al protagonista principale, forse poi di questo smartphone, che è il display. Primo OLED, dicevo 4K HDR, quindi risoluzione di 1644x3840, immaginate quale sia la densità racchiusa in questi 6,5 pollici. Sony lo definisce cinema wide, e ovviamente l'altra cosa che colpisce particolarmente è il suo formato, perché in 21 noni Sony sappiamo che con questa nuova generazione ha voluto davvero cambiare un po' le carte in tavola. Giornata solatissima, quindi non sono sicuro riusciate a apprezzarlo in questa ripresa, però la luminosità è molto alta e soprattutto abbiamo una fedeltà dei colori che è davvero massima. Non è uno di quei OLED che spara al massimo i colori rendendoli poi molto irreali. Ma ovviamente poi ci torneremo. È un dual SIM, lo sto usando in questa configurazione. La batteria è una 3300 mAh, non sono tantissimi, però sappiamo che poi Sony riesce a gestirle davvero bene. Voglio aspettare l'ultimo aggiornamento, per questo magari dovrete attendere forse una settimana circa per la recensione completa, perché solo allora potremo provare davvero la batteria. Ovviamente il fulmine che mi attendevo, anche perché le ultime generazioni mi hanno abituato fin troppo bene, ma una conferma ulteriore lo ho da questo dispositivo che integra, ricordo, Snapdragon 855, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage UFS, poi può essere anche espanso tramite lo slot che è doppio, quindi possiamo utilizzare due nano SIM oppure una nano SIM e una SD card se non ci basta lo spazio a disposizione. Chiudiamo con le ultime due cose, assolutamente positive, anche perché vi ho già detto un po' troppo. Sony ha voluto ovviamente mettere l'accento sull'esperienza multimediale, non soltanto con questo display e le potenzialità fotografiche e videografiche. Abbiamo infatti il secondo speaker posto qui all'interno della capsula auricolare, quindi un audio assolutamente più coinvolgente. Non c'è però il jack audio in confezione, come state vedendo, c'è comunque il piccolo adattatore USB Type-C. E poi c'è il lettore di impronte che, vedete, torna qui di fianco, comodissimo, posizionato bene, facile da raggiungere e soprattutto rapidissimo.
davvero una buona soluzione. Magari non so per chi è mancino quanto può essere comodo, però per me lo è. Certo, c'è da dire che le dimensioni restano piuttosto importanti. Lo tengo abbastanza bene in mano perché è stretto soltanto 72 mm, ma è alto come il suo fratello minore Xperia 10 Plus, quindi sono ben 167 mm che contano, ve lo assicuro. Io ho criticato Xperia 10 Plus perché per un medio gamma forse non scendo così tanto a compromessi. Questo invece è un top di gamma vero che soprattutto vuol portare dell'innovazione attraverso delle soluzioni atipiche, soprattutto così particolari. Prezzo in linea con la sua esclusività, quindi sono 949 euro di listino. Lo troviamo già in preordine all'interno del sito ufficiale, ma anche su qualche store. Arriverà intorno al 10-11 di giugno, noi probabilmente un pelo prima con la nostra recensione. Si merita tutte le attenzioni del caso. Maggiori informazioni le trovate qui sotto, il link ad hdblog.it è già online.